Avete lasciato un tempo alla Cosenza, all'inizio della ripresa aveva fatto capire che forse la Gilare avrebbe potuto osare qualcosa di più. Sì, non siamo entrati proprio il primo tempo in campo, siamo arrabbiati perché avevamo preparato la partita in un determinato modo e non siamo riusciti a chiudere le fonti di gioco di questa squadra importante che ha dell'attacco l'arma migliore. Una delle armi migliori della categoria. Secondo tempo siamo riusciti a fare subito gol e magari questo ci ha scrollato un po' di pressioni di dosso, però non la toglie sulla vittoria di Cosenza e credo che la mia squadra dovrebbe partire da qui, cancellare queste prime due partite e ripartire. Ecco, appunto, due partite in cui avete incontrato le prime due della classe, che differenza c'è secondo lei? Ma la differenza che sono due grandi squadre, partiamo dal presupposto che è un peccato che magari ne salga solo una, che visto i valori, blasone, lo meriterebbero entrambe, però la classifica dice che Messina è in avanti perché ha, secondo me, rispetto al Cosenza, una miglior difesa e allo stesso tempo è molto più pratica e magari ha più ricambi. Non dimentichiamo, l'ho detto in conferenza prepartita, che il Cosenza è penalizzato da un'assenza di un giocatore importante come Arcidiacono, però ripeto, è una corsa a due, in bocca al lupo a tutte e due, che venga il migliore. Grazie. Arrivederci. Allora, mister Gagliardi, un Cosenza che è partito benissimo, concentrato ed efficace nel primo tempo, quando un po' distratto forse dal risultato già acquisito all'inizio ripresa, quindi però poi un buon Cosenza tutto sommato, tranquilla, vittoria tranquilla oggi. Quando si arriva sul 2-1 poi diventa comunque una sofferenza perché il calcio lascia anche alcuni episodi che fanno poi rimuginare su quello che doveva essere e non è stato, pertanto non è positivo, questa è una delle poche cose non positive di questa giornata, è quello di aver tutta una partita in bilico e penso che sia stata una nostra esagerazione perché abbiamo sbagliato tantissimo il primo tempo e abbiamo continuato a sbagliare il secondo tempo quando siamo ripartiti, però ci stava perché la squadra, io ritengo che oggi era la partita più difficile sia per le motivazioni dell'avversario sia perché era un avversario che domenica scorsa ha incontrato il Messina, quindi era già rodato a livello fisico, a livello mentale, a livello agonistico. Noi eravamo ancora fermi a Savoia perché a Ragusa abbiamo fatto una gita e mentre a Nizza diciamo abbiamo fatto, come dice qualcuno, amichevole, e questo a livello mentale lo potevamo pagare. Oggi comunque si è visto un buon Cosenza soprattutto nel primo tempo per mentalità, quella mentalità che serve per arrivare in fondo a questo campionato. Anche la mentalità dobbiamo migliorare perché anche quando nei momenti di sofferenza bisogna saper soffrire da grande squadra, ma soprattutto bisogna metterci qualcosa in più per aiutare il compagno in difficoltà o soprattutto se qualcuno diciamo non dà il 100% stimolarlo in modo tale che giochiamo sempre in 11 fino all'ultimo, perché abbiamo pagato qualche inefficienza a livello caratteriale, abbiamo pagato qualche inefficienza a livello più che altro del fisico, perché molti ancora non stanno bene assolutamente, possiamo solo crescere, però se vogliamo essere protagonisti, come lo saremo fino all'ultimo, dobbiamo essere più cattivi quando non siamo in possesso di palla, specialmente in mezzo al campo. Una tendenza da invertire è quella di non prendere gol al San Vito, perché fuori casa ci siamo riusciti a tornare senza gol al passivo, però al San Vito regaliamo sempre qualcosa. Evidentemente non sappiamo fare a me, però non ne parlo in difficoltà perché a me fa sempre male, anche se io sto anche sul 10-0 non vorrei mai prendere gol, però quando succede e vinci, poi magari dici ma è meglio 2-1 e non 0-0, se non devo prendere gol. Comunque i nuovi sono ben integrati, sembra che abbiano dato un qualcosa in più alla sua squadra.
I nuovi, diciamo che ci hanno messo quell'entusiasmo di chi viene a giocare nel Cosenza, penso che sia la prima cosa da tenere presente. Poi possono solo migliorare perché fisicamente Cavallaro, Foderaro in modo particolare non fanno una partita, non facevano una partita da almeno 2 mesi. Grazie. Grazie a voi.